con un uomo in più, quanto è grande il rammarico di non averla vinta questa partita, mister? È grande perché al di là dell'uomo in più degli ultimi 25 minuti, penso, però nel secondo tempo il Savoia praticamente ha rinunciato. Hanno perso tanto tempo, abbiamo giocato pochissimo, avete visto, dal primo tempo insomma andavano giù, crampi, finti crampi, non abbiamo mai avuto il modo di dare continuità al nostro gioco e non è stato facile, però abbiamo preso gol con un grandissimo gol, una conclusione da 30 metri imparabile e poi dopo la squadra subito ha pareggiato, ci siamo pian piano rimessi a posto, ha ripreso a macinare il gioco, abbiamo segnato il 2-1 con una stupenda azione, poi abbiamo fatto possesso palla, potevamo affondare 2-3 volte, magari forse l'errore è stato quello di fare possesso senza la grossa convinzione di andare a chiudere la partita, perché poi basta un episodio, praticamente l'unica volta che sono arrivati in aria su questo calcio d'angolo susseguente a una punizione dubbia. Abbiamo perso l'uomo e 2-2, peccato, perché comunque penso che meritavamo noi di vincere, abbiamo cercato di fare sempre la partita, loro sì, inizialmente ci pressavano alti, poi pian piano siamo venuti fuori. Peccato, però il calcio è anche questo, subire un tiro in porta nel secondo tempo e prendere gol, peccato, ma andiamo avanti, va bene così, cerchiamo di recuperare i punti domenica. Che cosa è successo nell'occasione del calcio d'angolo che ha portato al pareggio Savoia? Vabbè, Del Sorbo è un giocatore importante, anche oggi ha dimostrato, praticamente il Savoia metteva questa palla lunga su Del Sorbo che è bravissimo a tenerla, a dare i tempi alla squadra, però diciamo che non ci hanno mai impensieriti in tutta la partita, calcio d'angolo, c'è stata questa punizione secondo me dubbia, poi una deviazione, la palla è finita in angolo, cross in mezzo, eravamo piazzati, ognuno aveva le marcature, è stato più furbo lui, bravo Del Sorbo, ingenui noi, però fa parte del gioco, accettiamo, cercheremo di essere più cattivi la prossima volta. Le due note positive, il Bitonto continua comunque ad esprimere un gioco brillante, il Bitonto resta imbattuto in questo campionato. 5 gare, 9 punti, sei soddisfatto mister di questo primo segmento di stagione? Sì, soddisfatto perché ce ne manca solo qualcuno, perché di tutte le partite... Oggi mi sembra che non so, la Sarnese forse ha vinto fuori, noi abbiamo pareggiato a Sarno, la Sarnese ha vinto fuori casa, dimostrazione che è dura per tutti, il Picerno ha perso in casa, quindi Savoia è una squadra importante alla fine, non è, sicuramente tra Concerignola e Taranto noi sapevamo che nelle prime 5 partite avevamo 3 gare toste. Però per come si è sviluppata la partita, per la lucidità che ha avuto la squadra, insomma, io sono molto veramente contento, perché puoi prendere gol sull'episodio, forse siamo stati, ecco, è vero che mancava pochissimo, però dovevamo forse negli ultimi minuti girare un po' più palle e provare ad attaccare sugli esterni e creare la superiorità numerica, ma ci siamo fatti prendere da questa fretta di verticalizzare, abbiamo fatto un po' il gioco loro. Però ripeto, c'è da essere contenti, 9 punti siamo lì, siamo tutti insieme, il nostro campionato deve essere questo, dobbiamo cercare sempre di... Ora cercheremo domenica Gragnano, troveremo un'altra squadra contro cui anche il Cerignolo ha faticato oggi, quindi è difficile per tutti e va bene così, cerchiamo di lavorare in settimana per ottenere domenica i 3 punti a Gragnano.